Ci sono giorni in cui mi sento sola, ma veramente sola. Voglio dire, anche se sono in una piazza o in un posto pieno di gente, mi sento sempre sola. Spesso vado a qualsiasi manifestazione di qualunque genere, pur di stare in mezzo alla gente. È incredibile. Riesco a sentirmi sola anche il primo giorno dei saldi stagionali, quando la città diventa un'unica grande fila. E tu sei lì con la gente, spalla a spalla, vi toccate. Ma non c'è comunicazione. Ti senti comunque solo. Beh, ci si parla. Perché dopo essersi fissati intensamente per intere ore, bisogna parlarsi. Sennò si viene presi per pazzi. Ma non è comunicazione. Comunicare è altro. Comunicare è quando fissi intensamente qualcuno e sai perfettamente che quella persona sa cosa tu hai in mente. Io non l'ho detto, ma tu lo sai, è palese, ovvio. Questo è comunicare. Lo dico sempre, lo dico a tutti. Lo dico anche al mio medico. Pensa che lui una volta mi ha regalato delle gocce. Ho detto, tienile, queste ti aiuteranno a stare meno sola. Beh, certo, è strano avere delle gocce come migliore amico. No, gocce femminili. È strano avere delle gocce come migliore amiche. Però anche andare in giro da sola e vedere la gente che non ti ascolta. Parla con gli altri, invece di ascoltare te, che stai provando a comunicare con loro. Beh, neanche questo è facile. Il mio medico dice che basta aprire bocca e qualcuno ti risponderà. Beh, io sto parlando con te, ma tu non mi rispondi. Un po' come fanno le mie gocce. Beh, effettivamente, credo che il mio medico sia un po' pazzo. Forse solo. Sai, a volte sto lì e lo lascio parlare. Perché è importante sapere che qualcuno ti ascolta. Forse usa anche lui quelle gocce. Sai, spesso guarda un mobiletto di quelli a specchio che stanno nei bagni. Forse nasconde le sue gocce. Che sciocco e timido. Beh, una di queste volte gli spiego come funziona la vita. In un mondo piena di persone, possiamo mai veramente sentirci soli. Siamo tutti nella stessa barca, anche se non vogliamo ammetterlo. Io vado a teatro con le mie gocce.